il piacere di conoscervi, ho 26 anni, ciao ragazzi, e sono uno streamer da ormai 10 anni. Vi spiegherò che cos'è la figura dello streamer, non vi preoccupate, anche se il nome un po' lo fa intuire. Però non conoscevo Piazza, cioè lo conoscevo di nome, uno dei youtuber di vecchia guardia, quindi la YouTube che guardavo io un tempo, però è stato bello scambiare due parole con lui, è stato gentilissimo. Ho cominciato a giocare appunto all'età di 4 anni a Tomb Raider perché vedevo mia madre e ho detto ok, questa cosa è davvero una cosa molto 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 bella che mi diverte. Anche il pensiero che una ragazza potesse giocare ai videogiochi era proprio... Ci arriviamo tra un attimino perché hai detto la cosa perfetta, è una cosa importante, come dicevi tu. Finalmente abbiamo sdoganato la figura della girl gamer, finalmente. Perché è un mondo sessista e misogino in maniera scioccante, no, questo. Anche perché di solito quando si pensa al gaming, una persona collega a un pubblico maschile, ok? Vero. Quindi il fatto che esistono poi delle ragazze che giochino magari a videogiochi, per loro è tipo, oddio, una rarità, quando in realtà, parlando anche in generale... È normale. È uscita la nuova versione di Fortnite dove non c'è più la costruzione, quindi... capisci che tu questa cosa la sai? C'è la Fede che dopo che gli abbiamo detto che parla ancora sopra gli altri, ancora non ha capito che se la deve smettere. Io non me ne rendo conto, cioè se poi tu non riesci a metterti, non in mostra, però ad intervenire a lezione perché parlo io, diciamo che da una parte sì, c'è una mia mancanza come c'è dalla tua parte, quindi è un po' un 50 e 50. Cioè. Non mi sembra il caso di dire una cosa del genere. Tu potresti cambiare una parte, vero? Potrebbe cambiare una parte, secondo me è proprio la frase finale. Papà viene candidato alla Casa Bianca nel 2024. Aiuto, ho paura. E ha anche aggiunto che la legge assicurerà che i genitori possano mandare a scuola i loro figli per ricevere un'istruzione e non un indottrinamento. Cosa? Follia totale. Io sono scioccata, ma io pensavo... Al finale siamo andati con la lezione dei film e ci siamo anche riusciti bene. Tutti pensavano era una falsa, alla fine era vera. È stato divertente. Una cosa che ho di 7 anni, per il PM
fatto? Noi abbiamo preso abbiamo preso questa notizia, perché abbiamo detto, inizialmente abbiamo detto, noi vogliamo dire una cosa vera, ma che sembra fuori dal mondo. Ci siamo messi lì a cercare così, poi abbiamo detto, effettivamente sono talmente assurde come notizie che risultano vere. Quindi ce ne siamo invece inventate totalmente una nuova, prendendo spunto per farla sembrare veritiera, anche se era falsa. E quindi noi stavamo lì tutte serie, quando ci siamo messi lì a presentare tutte serie, anzi lo sto addirittura io. Invece è falsa. Cioè inventata di sana pianta. Non c'era nulla di vero. No, sì. Abituato alle nonne delle mie. Mi sono divertita un botto, perché loro tipo, ma guarda che è vero, tipo, no, l'ho scritto io. Anzi, l'abbiamo scritto tutti insieme, perché ognuna cambiava un dettaglio, tipo, invece del signore mettiamo la nonnina piccolina, che era una stalker. Quindi è stata molto una rielaborazione di una notizia originale per renderla comunque accattivante alla persona, infatti.